One Podcast. Che film guardo stasera? Ve lo dico io, Betty Senatore. Il film di cui parliamo oggi attraversa sensazioni e reazioni molto diverse tra loro. Il tema trattato è drammatico, perché il contesto nel quale questa storia è ambientata era proprio così. Ma il tono è decisamente leggero. E questa strategia è stata già utilizzata dai grandi maestri del cinema come Chaplin, Tarantino, Benigni e anche lo stesso Kubrick. Il regista neozelandese Taika Waititi l'ha messo in pratica allo stesso modo, scrivendo e dirigendo una commedia satirica sul nazismo ispirata a un romanzo del 2004 di Christine Leunens, Il cielo in gabbia. E visto che è stato il giorno della memoria, questa puntata la dedichiamo proprio a questo argomento. Il film in questione è Jojo Rabbit. La storia segue un bambino, Jojo, nella Germania nazista del 1945, che vive con la mamma Rose. Il papà è impegnato in battaglia in Italia e la sorella è morta prematuramente. Il bambino è imbevuto della cultura che vede il suo paese come potenza mondiale in quel momento storico che ha compromesso le sorti dell'Europa e frequenta campi di addestramento per la gioventù nazista, utili per indottrinare più efficacemente i giovani. Tuttavia, ha difficoltà a relazionarsi con i suoi coetanei, che spesso lo prendono in giro, affibbiandogli il soprannome di coniglio, Rabbit per l'appunto, perché una volta non ha avuto il coraggio di uccidere quell'animale come gli era stato comandato. Anzi, ha persino avuto il coraggio di liberare quel coniglietto imprigionato. L'imbarazzo per questa azione lo porta a ferirsi a una gamba. Per resistere a questi condizionamenti esterni, il piccolo Jojo ha inventato un amico immaginario con le fattezze di Adolf Hitler, che lo sostiene nei momenti bui. Jojo odia gli ebrei, pur non avendone mai incontrato uno in vita sua, come gli è stato insegnato. Immaginate la sua sorpresa quando, durante un periodo di convalescenza, scopre che la madre nasconde in soffitta una bambina ebrea. Inizialmente il ragazzino è indispettito, ma sa perfettamente di dover mantenere il segreto per evitare guai alla madre. La convivenza con questa ragazza non è semplice, ma pian piano la diffidenza lascia il posto alla curiosità e successivamente alla comprensione. Il tempo passa e il piccolo Jojo comincia a vedere il mondo che lo circonda con altri occhi, a seguito delle lunghe chiacchierate con la ragazzina. Cresci troppo in fretta. A 10 anni non si dovrebbe esaltare la guerra e parlare di politica. Heil Hitler. Vorrei che tanti nostri giovani avessero il tuo cieco fanatismo. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Ciao. Lo sai che cosa sono? Dillo. Un'ebrea. Gesundheit. Questa esperienza si rivela sorprendente e formativa, perché comincia a mettere in discussione tutte le verità che gli sono state raccontate. Ovviamente la situazione è destinata a diventare più difficile, perché i controlli della Gestapo all'interno delle abitazioni sono piuttosto frequenti. Ma tutto si complicherà in un modo che non vi anticipiamo, per non togliervi il piacere di assaporare la poesia di questo film. Il film vede tra gli interpreti Scarlett Johansson e Sam Rockwell e con lo stesso regista nel ruolo di un immaginario Adolf Hitler. Taika Waititi, oltre ad essersi tolto il capriccio di recitare nel suo stesso film, ha provato la soddisfazione di aver conquistato il premio Oscar e il premio BAFTA per la miglior sceneggiatura non originale. Altra soddisfazione è guardare il resoconto finale degli incassi in tutto il mondo, con una cifra che si aggira intorno ai 90 milioni di euro. Jojo Rabbit è disponibile su Disney Plus. Fazzoletti 4 su 5. Popcorn 4 su 5. Lo consiglio perché intrattiene come ogni commedia grottesca, ma ha significati profondi che meritano di essere condivisi. Buona visione!